stato riqualificato, si può dire che è diventato un vero e proprio polo culturale per Salerno? Direi proprio di sì. In controtendenza con tutte le realtà d'Italia, noi apriamo i teatri, ci apriamo alla cultura, che voglio ricordarlo, ha sempre due facce. Quella della promozione di una sensibilità, di una vita culturale nel nostro territorio, ma anche un'occasione di lavoro per decine e decine di persone che vivono di cultura e di produzione culturale. È un teatro che è diventato un punto di riferimento per tante attività, non solo produzione teatrale, presentazione di libri, mostre di ceramica, di opere d'arte, cinema, musica, jazz, veramente un polo culturale di straordinario valore ed è ancora più importante perché è rivolto al territorio, quindi offre un'occasione di visibilità e di promozione per gruppi teatrali e culturali che sono attivi nel nostro territorio. Ma oggi è un giorno importante, si diceva appunto, per il TAR di Salerno. È stato approvato questo emendamento in Commissione Affari Costituzionali, salve 5 sezioni staccate dove nelle città dove c'è sede di Corte d'Appello, tra queste Salerno, Lecce, Catania, insomma un risultato importante, tra i firmatari anche deputati salentani come Bonavitacola. È un risultato davvero importante, è importante per due ragioni. Primo perché manteniamo una efficienza della giustizia civile nel nostro paese, la giustizia amministrativa. Sarebbe stato un disastro, pensate a trasferire a Napoli tutta l'attività del TAR di Salerno, sarebbe stato veramente impossibile a breve avere risultati efficienti. Risultato importante anche per gli utenti, per gli operatori di diritto, per gli avvocati, ma soprattutto per i cittadini, per le imprese. Dunque è veramente un risultato di grandissimo valore e siamo molto soddisfatti perché è un risultato che viene sulla base di uno sforzo di tutte le istituzioni, di tutte le rappresentanze istituzionali parlamentari e una volta tanto registriamo un risultato che viene dall'unità e dalla collaborazione e non dalle polemiche. Vede invece prospettive future anche per Sala Consilina, ormai il discorso è chiuso? Io credo che dobbiamo riaprirlo il discorso, è molto più complicato perché qui abbiamo agganciato la decisione a un dato oggettivo, salvare i TAR nelle realtà dove vi sono le corti d'appello. Io credo che ci sia una specificità anche per Sala Consilina, nel senso che l'unico tribunale, credo insieme con Lucca, ad essere stato accorpato fuori regione, questo determina problemi organizzativi davvero drammatici. Allora io sono per riprendere questa battaglia e mi auguro che da parte del governo ci sia l'apertura e la sensibilità necessarie per capire che questa richiesta parte da motivazioni oggettive, non da sollecitazioni municipalistiche che non hanno senso. Un calendario ricco di eventi, ce ne può dire qualcuno? Allora, hai detto bene, ricco di eventi, perché non è soltanto una proposta, c'è la proposta di abbonamento a 10 più 1, 10 spettacoli lui elencati prima, dove ci sono grandi nomi e anche sconosciuti, a me piace così metterli insieme perché sono sconosciuti oggi, saranno conosciuti domani. Noi lavoriamo molto sul talento. Ci sono poi eventi. Ci sono rassegne di cinema, di musica, di danza e ci sono eventi straordinari. Per esempio abbiamo un'attenzione quest'anno, un focus sulla Palestina. Per la verità l'avevamo pensato prima che scoppiassero il conflitto che c'è in questi giorni, però evidentemente era giusto farlo. Si chiama Femminile Palestinese ed è una dedica alla creatività palestinese.